Voglio solo il meglio per te, amore mio. Ma che ne è di Claudia? Non ti eri promesso a lei? Mio padre dice che potrei avere di meglio che un uditore. Birbante! Vieni, camminiamo un poco. Camminare? Oh, io ho ben altro in mente. No, Duccio. Ehi, lurido porco! Ezio, amico mio! Ma che ti piglia? Insulti mia sorella, andandotene in giro con questa puttana. Ma di che stai parlando? Ho visto il dono che le hai fatto. Ho udito le tue parole. Forse tua sorella non dovrebbe essere così avara con la sua virtù. Le hai spezzato il cuore. E a te spaccherò la faccia. Voi, auditore, siete bravi solo a parlare, ma quanto ai fatti... Ti farò pentire di quello che hai detto. Avrei potuto insegnare parecchie cose a tua sorella. È fortunata ad aver avuto uno come me. Bastardo! Basta, mi arrendo. Sta lontano da mia sorella! Andate via, figli di cani! Razza di bastardi, vergogna! Ha un che di familiare. Vattene! Tornatene a casa! Vergogna! Andatevene, bastardi! Ma perché? Non importa, non lo voglio sapere. Temo di avervi offeso. Vi prego di accettare le mie scuse. Dio mio. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Ti stai riprendendo dalla notte scorsa? Non so davvero a cosa vi riferiate. Certo che no. Comunque, ho una commissione da fare. Vorrei che mi accompagnassi. Con piacere. Vieni, non dista molto da qui. So tutto della tua zuffa con Vieri. Quale zuffa? Oh, ti prego, smettiamola con i giochini. Ci ha insultato. Non potevo permettergli di continuare. Sono sicura che stia passando un brutto momento per le accuse contro suo padre. Francesco De Pazzi è un essere spregevole, ma neppure io l'ho mai creduto capace di un omicidio. Che cosa gli accadrà? Immagino che ci sarà un processo. E mio padre testimonierà? Per forza. È lui che ha in mano le prove. Vorrei che ci fosse un altro modo, però. Non c'è nulla da temere. Tutti vogliono che sia fatta giustizia. È una circostanza incresciosa, ma passerà. Eccoci qua. Salute, Leonardo. Madonna Maria. Questo è mio figlio, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio.
Vado a prendere i dipinti. Torno subito. Ha un grande talento. Immagino. Esprimere se stessi è essenziale per godersi la vita. Dovresti trovarti qualche sfogo. Sono pieno di sfoghi. Oltre alla topa, intendo. Madre! Torniamo a casa vostra? Sì, sì. Ezio, ti spiace aiutare Leonardo? Allora, Ezio, di che ti occupi? Sta lavorando per suo padre. Ah, diventerai un banchiere. Per ora. Non vi vergognate. E tu? Pittura, vero? A dir la verità è un po' difficile collocarmi. La pittura mi piace, ma a volte mi pare che al mio lavoro manchi, non lo so, uno scopo. Capisci cosa intendo? Vorrei occuparmi di cose più concrete, più reali, come l'architettura magari, o l'anatomia. Non mi accontento di riprodurre il mondo, voglio cambiarlo. Oh, Leonardo, non ho alcun dubbio che farete grandi cose. Vi ringrazio, madonna, siete molto cara. Grazie dell'aiuto, figliuolo. Non ti distolgo ulteriormente dai tuoi doveri. È stato un piacere conoscerti, Ezio. Spero di rivederti presto. Anch'io. Ezio, entra, figliolo. Ho bisogno che consegni questi plichi a dei miei consociati in città. Ho bisogno anche che ritiri un messaggio da una colombaia non lontano da qui. Va bene, sarà fatto. Ah, torna qui non appena finito. Ci sono faccende di cui dobbiamo parlare. E per favore, figliolo, sta lontano dai guai. Una consegna da... Giovanni Auditore? Sì. Ti hanno seguito? No. Perché dovrebbero seguirmi? Dammi il plico. Di' a tuo padre che ci muoviamo stanotte, che faccia altrettanto. Chi si muove? Che succede qui? Ehi, tornate qui! Spiegatevi! Ne hanno ricavato meno bronzo del previsto. Dunque il rame contiene impurità. Udite, udite! Sarà bene che viviate una calmata. Quello è un uomo, non come arrivo. Recatevi nella sua bottega. Verificate. L'Italia ha un che di bello quel mantello. Sono certo di averlo già permesso. Ma in fondo che mi importa. Un altro forestiero. Quell'uomo mi pare... È qui! Vuole che tutta la cittadinanza sappia che il suo prezzo Thank you.
anticipato per via delle questioni legali che riguardano il gonfaloniere. È rimandato a dopo l'esecuzione. Forse è Greta, la dama. Avanti, su, non siate timidi. Dio del cielo, un altro Billy. Vi prego di accettare le mie scuse, messere. Sei il figlio di Giovanni? No, idiota. È solo uno che per caso è tale e quale a lui. Dammi qui. Sto tranquillo, ragazzo. Non siamo contagiosi. Almeno non io. Guardatelo! Si romperà il collo! Avanti! Un salasso alla settimana e la vita è più sana! Buondì! Quello è un uomo, non come arrivo. Scusa, ha perduto il senno. Padre. Federico? Serenzio! Scusate, mi dispiace. Che è successo? Dove sono tutti? Hanno portato vostro padre e i vostri fratelli a Palazzo della Signoria, in prigione. E mia madre? Mia sorella? Ezio. Claudia. Stai bene? Sì, ma nostra madre è sconvolta. Ha opposto resistenza e loro... Qui sono in pericolo. Puoi portarle da qualche parte? Sì, sì, da mia sorella. Bene, d'accordo. Intanto andrò a trovare mio padre. State attento, messer Ezio. Le guardie cercavano anche voi. Domando scusa, ti intraccio. Udite, udite! È stato posto all'attenzione della signoria il problema dei giovani che per diletto si arrampicano sugli edifici cittadini. Nulla lo vieta, ma si ricorda che il divertimento sarà scarso per chi ci rimetterà una gamba. Marco muore di tutta la cittadinanza.
ascoltate! Fatela finita, canaglie! Pensi di fuggire? Là! Tirate giù quel cane! Ezio. Padre, che è accaduto? Qualche percossa, ma sto bene. Che ne è di tua madre e di tua sorella? Sono al sicuro. Ci ha pensato Annetta? Sì, ma ve l'aspettavate? Non in questo modo e non così presto. Ma ora questo non conta. Che volete dire? Spiegatevi! Non c'è tempo, ascolta bene. Torna a casa. Nel mio studio c'è una porta segreta. Usa il tuo fiuto per scoprirla. Lì troverai una cassa. Prendi tutto ciò che contiene. Molte cose ti parranno strane, ma hanno tutte grande importanza. Hai capito bene? Sì. Bene. Tra queste c'è una lettera, assieme ad alcuni documenti. Ho bisogno che tu porti quelle carte a Messer Uberto. Era con me nel mio studio stamane. Il gonfaloniere, me ne ricordo. Ora vi prego, ditemi che accade. È opera dei pazzi tutto questo. C'era un messaggio per voi alla Colombaia, diceva... Va, Ezio, presto! A Firenze un altro segnale di disobbedienza. Pare che i giovani della città abbiano radunato i membri della nostra onorevole delegazione e ne abbiano... Mio padre ha detto che qui c'era una porta. Thank you.
consegnarli a Messer Alberti. Traditore! Ehi, perché quelle spade? Non dovreste arrestarmi? No! Che volete? Torna subito qui! Che tu muoia! Beh, questo non accadrà. Quindi perché non cerchiamo delle alternative? Vi prego, messer. Stai attento! Tutti i membri dell'arte della... Ora! Qui ci sono le vesti migliori al mondo! Andatevene, bastardi! Lo vedo! Là! Ezio Auditore, che cosa ci fai qui a quest'ora? Io non... Aspetta, prendi fiato, riordina i pensieri. Hanno arrestato mio padre e i miei fratelli. Questo è per voi. Ah, ora capisco. C'è stato un malinteso, Ezio. Rimedierò a tutto domani. Come? I documenti che mi hai portato contengono prove di una congiura contro la tua famiglia e contro la città. Presenterò questi scritti domattina all'udienza e saranno liberati. Vi ringrazio, signore. Di nulla, figlio mio. Hai bisogno di un posto sicuro. Sei il benvenuto qui. No, grazie. Ci incontreremo in piazza. Sta tranquillo, Ezio. Andrà tutto per il meglio. Giornata. Qui trovate solo il non plus ultra dell'arte dei fabbri, se non potete... Laggiù, eccolo! Addosso! Statevene, buffoni! Oh, vai, vai! Lasciatemi stare! Non faccio del male a nessuno! Sfida, che Gesù, per pietà di voi! Voglio restarli fuori! Riguardante le pubbliche fontane, non riversate tinture o residui di lavorazione nelle fonti d'acqua cittadine. Ricordate, la concia deve avvenire fuori dal territorio urbano. I trasgressori saranno puniti. Brava gente di Firenze, un messaggio dall'arte della lana. Possa la festa di San Giovanni. Giovanni Auditore, voi e i vostri complici siete stati accusati di tradimento. Avete delle prove da presentare a vostra discolpa? Sì, i documenti che vi sono stati consegnati la notte scorsa. Temo di non sapere nulla di tali documenti. Sta mentendo!
Devo avvicinarmi. In assenza di qualunque prova contraria alle accuse, mi vedo costretto a dichiararvi colpevole. Voi e i vostri collaboratori verrete pertanto condannati a morte. Sei tu il traditore, Umberto, sei uno di loro. Oggi potrai anche toglierci la vita, ma avremo la tua in cambio, lo giuro, noi ti... Padre! Laggiù, prendete il ragazzo, è uno di loro. Ti ucciderò per ciò che hai fatto. Guardie, arrestatelo! Uccidetelo. Ti conviene scappare, ragazzo. Svelto. Abbattetelo! Non te ne andrai così! Ho una piccola richiesta per te. Ho identificato alcuni strani segni che appaiono nell'Italia del Rinascimento. Non so a che cosa servano, ma vorrei che mi aiutassi a scoprirlo. Rebecca ha indicato la loro posizione approssimata nel database con un'icona a forma di occhio e li ha fatti anche brillare. Facci attenzione. Serezio, grazie a Dio. Vi ho cercato dappertutto. Io non sono riuscito a fermarli, Annetta. Ci ho provato, lo giuro, ma c'erano tante di quelle guardie. Vi prego, venite con me. Bisogna che vi togliate dalla strada. E mia madre e mia sorella? Sono in salvo. Vi conduco da loro. No, è pericoloso muoverci insieme. Dimmi dove devo andare. Ci vedremo lì. Da mia sorella, appena a nord del Duomo. Vado subito.